Buongiorno, oggi 24 giugno 2021, una data molto particolare per un... Oggi non facciamo né primo né secondo né contorno, oggi facciamo un classico liquore, diciamo un digestivo, il nocino. Il nocino è un digestivo che la tradizione prevede la preparazione del 24 giugno. Quindi segue dopo con tutte le indicazioni, la preparazione e gli ingredienti. Quindi facciamo questo bellissimo e saporitissimo nocino. Andiamo subito con gli ingredienti e procedimento. 24 giugno 2021, San Giovanni, la tradizione, l'usanza, la tradizione del nocino. Nocino per antonomasia si fa il 24 giugno di ogni anno a San Giovanni. Quindi le dosi per 1 litro, io in questo caso ho 2 litri, quindi ogni litro di alcol 24 noci da dividere a metà e mettere un bel recipiente in un vaso, un bel contenitore. Poi si aggiunge per ogni litro 2-3 grammi di cannella, 4-5 chiodi di garofano e un bel pezzo di noce moscata. E una buccia di limone, 1 o 2 bucce di limone non trattati, questi sono del mio giardino. Il tutto si riempie in questo recipiente e si lascia per... allora, la tradizione dicono 40 giorni, ma io... vado a occhio, faccio tutto a occhio, vedo la consistenza, dell'intensità, il colore, di metterlo al sole tutti i giorni e tirarlo dentro in casa, coprendolo dalla luce con uno strofinaccio. Tutto questo per 40 giorni. 40 giorni, 30, 35, è lo stesso. Comunque andiamo con il procedimento. Allora, abbiamo tagliato le nostre 24 e 24 noci, 48, io ne ho messo due in più, 50 noci, per una dose di 2 litri di alcol. Ricordatevi, alcol puro, alcol 99 gradi, eh? Ed ecco qua, ho messo tutti gli ingredienti, la noce moscata, i chiodi di garofano, un po' di cannella e un 3-4 bucce di limone. Vedete, basta che non toccate il bianco. Adesso andiamo a mettere dentro tutto l'alcol finché non viene coperto che si coprono tutte le noci. Poi questo, come ho detto prima, bisogna tenerlo al sole di giorno e metterlo in casa di sera, di non fargli prendere la luna, l'umido e quant'altro. Purtroppo ci vuole un po' di pazienza, però il risultato è eccellente. Noci non trattate, anche le noci non trattate, mi sono dimenticato di dirlo. Ed ecco qua. Vedete? Adesso gli diamo una giratina con il mestolo e poi andiamo a chiuderlo. Poi fra 40 giorni proseguiamo con gli altri ingredienti. Ecco qua. Ed ecco il nostro nocino, giorno per giorno, di cui è stato agitato giornalmente. Siamo arrivati quasi a metà dei giorni stabiliti per tutta la macerazione. Adesso andiamo alla prossima fase. Ed ecco qua. Siamo giunti all'incirca 35 giorni di macerazione. Guardate che bel colore che ha assunto, le noci sono diventate tutte nere,
ha scaricato tutto l'alcol al punto giusto. Vedete? I malli sono diventati tutti neri. Adesso andiamo al procedimento dell'acqua e zucchero. Allora, per quanto riguarda, ho messo in 2 litri di alcol. La ricetta prevede almeno il 50%. Al 50% significa che se l'alcol fa quasi 98-99 gradi, diluendolo con acqua e zucchero al 50%, cioè 2 litri di alcol, 2 litri di acqua, dovrebbe arrivare una gradazione di circa 50 gradi, 45-42. Poi, se qualcuno lo vuole meno forte, aggiunga un po' di acqua in più. Però l'ideale di un nocino è si aggira dai 30, meno 35-40 gradi. Non deve essere alcolico, però deve essere un buon digestivo. Ecco qua, abbiamo fatto sciogliere. In 2 litri d'acqua, io in questo caso ho messo 2 litri e qualcosa, 2 litri e 200 di acqua, e ho messo circa un chilo di zucchero. Qualcuno mette 600 grammi, però non lo voglio neanche dolce. Io ho messo circa 500 grammi, 400 grammi di zucchero. Una volta che si è sciolto lo zucchero, vedete? Andiamo a diluirlo con il nocino estratto. Adesso andiamo a filtrare tutto il nocino con un passino molto sottile. Sottile si intende stretto. Così qualche residuo delle noci rimane dentro. Più filtraggi si fanno, più viene meglio. Vedete? Così facciamo tutto il contenuto. Allora, questo è tutto il concentrato che ha scaricato l'alcol nelle noci. Guardate che bel colore che c'ha. Circa 40 giorni, 35-40 giorni, poi nel passino, vedete, rimangono tutti i residui, diciamo, delle noci e degli altri ingredienti che ho messo nella macerazione. Allora, dopo il nostro composto di acqua e zucchero sciolto, diluito, fatto un po' raffreddare, qualcuno lo mette direttamente nel concentrato di nocino. Io invece faccio un altro passaggio. Siccome le noci hanno un alto concentramento di alcol di assorbimento nei gusci, nei malli, qualcuno li butta direttamente. Io invece prendo l'acqua e zucchero diluito e lo metto dentro ai malli. Diciamo dentro alle noci, dove precedentemente ha assorbito l'alcol durante la fase di... Allora io prendo tutto, vedete? Perché faccio questo procedimento? Faccio questo procedimento perché le noci hanno un'alta concentrazione di alcol che hanno assorbito durante questo periodo di macerazione. Quindi buttandole, diciamo, è un peccato. Quindi io non faccio altro che recuperare l'alcol e tutto con i suoi sapori che hanno assorbito le noci in questo periodo. Vedete com'è diventato già nera? Quindi io vado a recuperare un'altra percentuale di alcol e di sapori che hanno assunto le noci in questo periodo, perché buttando le noci è un peccato, perché nelle noci c'è un'alta concentrazione di sapore. Quindi io adesso non faccio altro che
e chiudere il vaso. Vedete? Fare una bella agitatina 2-3 volte e poi andiamo a filtrarlo e lo buttiamo dentro al nocino estratto puro. Allora, adesso in un recipiente pulito vi faccio vedere il concentrato delle noci che io ho buttato dentro. Guardate che nere che è diventato. Ho buttato dentro acqua e zucchero. Non vado altro che a farlo filtrare un'altra volta. Perché io faccio questo passaggio? Perché vi ho spiegato già prima. Qualcuno, se voi vedete qualche ricetta, l'acqua e zucchero lo buttano direttamente nel primo composto che è il nocino assoluto. Allora a me dispiace lasciare un'altra parte di concentrazione di sapori, di gusti che è rimasta nelle noci. Io lo vado a filtrare dopo averlo messo nelle noci, acqua e zucchero. Vedete? Ho assunto, cioè ho recuperato un'altra percentuale di gusti, di sapori che hanno sprigionato le noci. Vedete? Adesso io questo qua lo vado. Allora, puliamo il passino, lo vado a buttare dentro al primo estratto. Vedete? Ecco qua. Così ho recuperato un po' di sapore delle noci. Vedete? Ecco qua. Guardate che bel colore, è sempre bello nero. Adesso andiamo per l'imbottigliamento. Il nocino è tutto mescolato sia con l'acqua e zucchero. Adesso non ci resta altro che andare a imbottigliarlo. Io in questo caso li metto in una bottiglia da 1 litro. Voi potete disporlo in bottigliette anche da mezzo litro, 250 cc. Sempre con un altro passino, vedete? Ancora più fine. Andiamo a imbottigliarlo. Vi garantisco che se seguite la mia ricetta, gusterete un nocino che lo faccio da anni. È una tradizione che tramando da mia mamma, che mi ha sempre insegnato a farlo così, e io continuo a tenere le tradizioni alte. Se andate su web, sui social, ci sono mille ricette, ognuno la fa diversamente. La mia è questa qui. Chi la vuole provare, lo faccia e non vi pentirete. Ecco qua. Adesso andiamo avanti con le altre bottiglie. Intanto vi faccio solo vedere una. Ecco qua. Metto un attimo a parte questo. Tappiamo. Io uso queste bottiglie da 1 litro. Vedete? Ed ecco qua. Nocino 2021 fatto dal sottoscritto, la cucina di Guido. Seguite il mio canale e non vi pentirete. Allora,
Dopo trascorsi il periodo giusto per la macerazione delle noci nell'alcol, io in questo caso li ho fatti stare 35 giorni, ma anche se sta un 40, 45 non fa niente. L'importante è che l'alcol scarica tutto nelle noci e le noci, diciamo il contenuto, prenda il sapore, il retrogusto dell'alcol, della noce moscata, cannella, chiodo di garofalo. E quant'altro. Quindi è un buon digestivo. Vedete, guardate che bel colore. Io in questo caso l'ho travasato in una bottiglia da 1 litro, però voi potete mettere benissimamente in un contenitore in bottiglia, anche se volete fare un regalo. Prendete delle bottigliette che si vendono da 250 a 500 cc o cl, è uguale, e potete fare un bel regalo a qualche familiare o qualche amico che voi ci tenete di più. Ok, la nostra ricetta di questo buonissimo, gustosissimo nocino, dopo 40 giorni di attesa, con i vari procedimenti, è stato portato a termine. Quindi adesso non ci resta altro che farlo, tenere in cantina un sgabuzzino, qualcosa che avete a casa, lo lasciamo, far maturare ancora un minimo un mesetto. E poi, prima di assaggiarlo, chiaramente versatelo freddo, mettetelo nel congelatore, che l'alcol non si congela. Io lo metto nel congelatore, quando viene un ospite, un bicchierino alla volta, ce lo gustiamo insieme. E che dire, provate per credere. Vi saluto, buon proseguimento, grazie per l'ascolto. Allora, se vi piace il mio nocino, accendete la campanella su in alto per essere aggiornati sui miei video che posto sulla mia pagina, ricette semplici e buone di Guido, e seguite il mio canale YouTube, La Cucina di Guido. Ciao e ci vediamo alla prossima.